ngan yahu sare gaga matiba de jesus sama myo mi sama las tapam lu ka ta o pu yu ma da lu ku cho sai sha lin we sora de mue yo. Ben ritrovati amici di Radio Hermes, 23 dicembre 2022, penultima puntata dell'anno. Io sono emozionatissima come sempre, a fine anno in un periodo così carico di energia e soprattutto di grandi resoconti e nuovi progetti, immagino che tutti voi siate indaffarati nel lasciare andare via il vecchio e programmare il nuovo. Anche noi di Radio Hermes stiamo facendo la stessa cosa, sia nella nostra sfera privata e individuale, ma anche in relazione a ciò che riguarda il palinsesto e la programmazione radiofonica per il nuovo anno. E due parole ad inizio puntata, di apertura. Beh, io non pensavo di rispettare il calendario radiofonico, nel senso che gli altri anni ci sono stati un po' di sguidi e di ostacoli, quest'anno anche, ma li abbiamo gestiti meglio e quindi sono veramente contenta di questo. Ma soprattutto, quindi, sono felicissima del lavoro di community che abbiamo fatto e dell'aver portato a termine anche questo obiettivo. Quindi un grazie a tutti voi, un grazie anche a me. E dobbiamo fare di più di questo nell'anno nuovo, perché bisogna sempre incrementare. È una giusta politica quella di fare sempre di più, fare sempre del proprio meglio. Ok, superati questi convenevoli di apertura, io direi di procedere con la descrizione, cioè quelle che sono le mie intenzioni sia in questa puntata che nella prossima, cioè vale a dire passare solo a musica classica. Questo perché ho deciso di elevare gli spiriti, no scherzo, ho deciso di trasmettere più che altro delle note musicali molto rilassanti. Ho scelto della musica classica non da orchestra pluristrumentata, ma qualcosa di veramente molto leggero, soave, all'udito piacevole, e quindi faremo questo, cioè vale a dire ci ascoltiamo un po', ci spariamo un po' di musica classica, per dirlo nel gergo volgare, e faremo così questa sera, faremo così anche il 30 dicembre 2022. Nelle scorse puntate abbiamo ascoltato musica a frequenze benefiche, abbiamo scoperto degli artisti emergenti, sì, faccio sempre un po' il punto della situazione, giusto per rinfrescare anche la mia di memoria. Tuttavia avevo voglia un po' di parlare, quindi darò ampio spazio al talk durante la puntata di stasera, perché ultimamente mi sono resa conto che metto troppe canzoni durante la puntata, poi queste canzoni le metto un po' a caso, che poi in realtà non è nemmeno un caso, perché è sempre tutto frutto di un progetto, anche divino. Non scherzo, sto vaneggiando. Ma parliamo un poco, anzi, ci raccontiamo questa sera le leggende di fine anno. Qualcosa di molto mistico, qualcosa di molto di molto tetro. No, niente di spaventoso, però sicuramente qualcosa di misterioso. Ecco, le leggende vengono tramandate per tradizione orale e ce ne sono tantissime riguardanti la fine dell'anno, questo 31 dicembre. Non vi chiederò cosa fate a Capodanno, non ve lo chiederò. Quindi si sa che si finisce l'anno, inizia quello nuovo, i giorni sono veramente molto potenti a livello energetico, quindi se dovete fare dei nuovi progetti, programmi, pianificate tutto durante queste giornate che sono cariche di vibes alte e positive. Ok, e quindi io direi proprio di raccontarci qualche leggenda inerente ovviamente al 31 dicembre, la notte di San Silvestro anche.
ce ne sono tantissime di leggende, narrazioni al riguardo, usanze, anche tradizioni, le mangiate, le lenticchie a Capodanno, che poi l'altra volta, cioè, le tradizioni sono diverse, ok, da paese a paese, paese anche inteso come nazione, però io l'altra volta ho scoperto una cosa che mi ha lasciato, cioè l'ho scoperta adesso, cioè proprio l'altro giorno, quindi immaginate io ho anche un'età, ho scoperto che non si festeggia la vigilia di Natale in tutta Italia. Cioè io lo davo per scontato, questa cosa mi ha lasciato un attimo perplesso. Cioè io non sapevo che, io pensavo che fosse una tradizione che ricoprisse l'intero territorio nazionale italiano, invece non è così. Sono rimasta un po' male. Cioè un po' male perché immagino la tristezza da una parte, oddio. Io festeggio ma non sono credente, però rispetto alle tradizioni, anche se non credo, sono un po' così. Il mio orientamento è più di natura spirituale che religioso, ormai l'avrete anche capito chi mi segue. Tuttavia, però, seguo delle tradizioni, perché poi la tradizione del Natale è anche una tradizione che, per quanto il nostro paese si definisca laico in Costituzione e nell'ordinamento di Stato, però poi è una radice, un'impronta, più che radice, un'impronta di cui siamo intrisi, che comunque permane anche nel corso dei nostri tempi, che sono sicuramente molto più progressisti, all'avanguardia, perché ad esempio, che ne so, le scuole chiudono in veste del Natale o si festeggia comunque il Natale all'interno degli edifici scolastici, le recite, i saggi, i musical. Quindi a volte è vero che anche noi, soprattutto noi in Italia, siamo un po' in balia di tante contraddizioni, ma non apriamo parentesi e riflessioni così profonde, perché invece stavamo parlando di argomenti più leggeri, vale a dire le leggende riguardanti la notte di San Silvestro. Quindi inizio per raccontarvene qualcuna io. Allora, questa è famosissima perché immagino che la sappiate. La notte di San Silvestro, l'ultima dell'anno, è da tradizione, è fondamentale veramente iniziare l'anno nuovo indossando qualcosa di rosso. Questo lo sapete, la genesi, la paternità di tale pratica è avvolta nel mistero, ma c'è un'antica leggenda addirittura cinese che praticamente spiega un pochino il motivo per il quale bisognerebbe indossare una cosa, un indumento cinese, vale a dire praticamente l'indumento cinese, il vestito cinese oppure qualcosa di rosso, anche non cinese, proprio il colore rosso, intimoriva i demoni. E quindi questo faceva sì che si potesse iniziare l'anno in maniera abbastanza angelica, cioè lontano dal demonio che veniva comunque spaventato da questo colore rosso. Poi io penso che non sia l'unica leggenda che spieghi il motivo di questa usanza o tradizione, però mi raccontarono così, cioè, in Cina. C'era, si narrava questo, perché il rosso è un po' come un emblema di amore, salute, fertilità, potere che sconfigge un po'. Scusate, ho anche la tosse. Ebbene sì, quindi so che è molto diffusa come tradizione, anche molto. Sì, molto sponsorizzata. Pensate alla biancheria intima rossa, che è quasi d'obbligo indossare a Capodanno. No, d'obbligo no, però viene largamente diffusa anche all'interno dei contesti di tipo consumistico. Pensate alla grande distribuzione di
della moda, cioè i negozi anche non specializzati in intimo comunque propinano questo indumento, la biancheria intima rossa per Capodanno. Io sfido chiunque ad entrare in qualsiasi negozio in questo periodo domani e non trovare riferimento. Questo è il consumismo, nonché il capitalismo. Allora, raccontatemi anche voi, scrivetemi sempre su WhatsApp. Anzi, non so se utilizzavamo il numero di WhatsApp per... non lo so, comunque scrivetemi su WhatsApp per raccontarmi che tipo di leggende conoscete. O utilizziamo sempre i soliti canali, anche Twitter, Discord, in modo tale che ci riuniamo e non ci perdiamo. Però adesso ho parlato veramente tanto. Quanto ho parlato? 10 minuti, ma ho improvvisato. Qualcuno mi chiede a volte, sai Mary, ti ho ascoltato, sì, perché ho detto vabbè, comunque, mi dice, sai, ti ho ascoltato, mi fa piacere sentirti, è un piacere ascoltarti, però vorrei chiederti una cosa. Questo è ciò che mi dicono le persone che mi conoscono, ma anche quelle che non mi conoscono. Cioè, qualcuno me lo dice dal vivo, qualcuno me lo scrive, qualcuno me lo chiede in chat. E tutti quanti hanno, cioè, molti di voi avete un interrogativo, cioè mi chiedete, ma tu quando sei in radio leggi o parli così a ruota? Io in realtà improvviso quasi tutto, ma l'improvvisazione è un po' uno stile di vita. Cioè, proprio l'ho interiorizzato un po' come stile di vita. E quindi, no, infatti a volte quando poi mi riascolto, cioè, dico, cavolo, questa cosa la potevo esprimere meglio, ma nella spontaneità di un concetto libero che irrompe così e passa attraverso il microfono, non sempre si può essere perfetti, perché è un po' così, anche l'improvvisazione è bella sotto un certo punto di vista, anche perché è molto naturale, molto spontanea. Sì, a volte dico veramente delle cose e poi magari non avrei voluto dirle, però poi non sempre mi riascolto. Voi però ascoltatemi. Ascoltatemi anche per me. È un po' come quando, per esempio, faccio invece i vlog e carico i commenti, le varie cose. E poi non è che riguardo il video, cioè no, non lo riguardo quasi mai, perché poi a furia di riguardarlo troverei comunque dei difetti, perché quello è un po' l'inclinazione dei perfezionisti. Io mi ritengo per una buona percentuale perfezionista, quindi un po' evito in nome della spontaneità. Va bene, adesso ci ascoltiamo un brano. Thank you.
Avevo promesso musica classica e infatti la scelta è stata azzeccata perché almeno io personalmente mi sono rilassata un pochino. Sì, perché vi parlo sempre di rilassamento perché a fine giornata penso che un po' tutti quanti abbiamo bisogno di rilassarci. Non solo per gli sforzi compiuti fisicamente, ma proprio mentalmente, dallo scambio, dall'interazione con gli altri, con il mondo, l'universo, un po' tutte queste cose qua. Allora, stavamo parlando di leggende. In attesa di ascoltare le vostre, io sono andata a ricercarne qualcuna e devo dire che veramente ce ne sono tantissime. Io non sapevo che, ad esempio, il 12 è uno dei numeri più ricorrenti nei festeggiamenti di Capodanno. Infatti, in Spagna e anche in alcuni paesi del Centro America, tipo il Venezuela e Costa Rica. Si mangiano 12 chicchi di uva. No, scusate, non sono i chicchi, sono tipo, non so come si chiama, cioè spicchi. No, spicchi sa più di arancia, tipo più di agrumi. Comunque, 12 uve. come si chiamano i casi di uva? Cioè, avete capito? Tipo il grappolo è formato da tanti palloncini di uva. Non lo so come si chiamano. Se lo sapete, scrivetemelo. E se ne mangiano uno per ogni mese dell'anno che dovrà entrare. Invece, nelle Filippine, proprio sul tavolo, quello del cenone, devono essere presenti 12 frutti rotondi che simboleggiano comunque un po' la prosperità, ecco, la ricchezza economica, l'augurio di prosperità economica. Invece a Caracas, le campane della cattedrale suonano 12 volte a mezzanotte dell'anno nuovo, quindi il 12 è un po' un numero interessante, sarebbe da scoprire, no? Da fare una ricerca un po' più approfondita. Anche per quanto riguarda la numerologia, mi sa che tratteremo questo argomento nella prossima puntata. Perché effettivamente ci stanno un po' di cose da dire, anche se la prossima puntata sarà dedicata anche ad un po' di astrologia, un'altra delle mie grandi passioni, aggiungiamo cose a cose. E quindi l'ultimo giorno dell'anno in Giappone viene chiamato Omisoka. Alla scoccare della mezzanotte, un po' per tutti, i templi buddisti suonano le campane 108 volte per allontanare i 108 elementi del bono, ovvero gli stati mentali che portano le persone a comportarsi male. Lo sapevate? Io l'ho scoperto da poco. In Estonia, invece, la tradizione di Capodanno è quella di consumare nel primo giorno dell'anno, il primo gennaio praticamente, almeno 7 pasti, oppure 9 o 12, perché si crede che portino abbondanza e prosperità. E infatti il 7, il 9 e il 12 in Estonia vengono considerati come dei numeri molto fortunati, anche di buon auspicio. Io ho un po' di tosse, però spero di arrivare bene fino alla fine dell'anno. In Argentina, allo scoccare della mezzanotte, tutti devono fare un passo avanti con la gamba destra per iniziare l'anno nuovo. Si potrebbe dire anche iniziare l'anno nuovo con il piede giusto. Anche nella Danimarca esiste un rito che viene legato ad un'azione fisica. Infatti, in questo caso il conto alla rovescia si fa innanzitutto in piedi, a volte anche su una sedia, dalla quale poi si salta giù come se si volesse simboleggiare l'ingresso in un nuovo capitolo della vita. Ed è una cosa molto carina. In Colombia e in Messico, per augurarsi di poter, diciamo, viaggiare tanto nel nuovo anno, scoprire nuove cose, le persone invece fanno il giro della propria abitazione portando con sé una valigia vuota, e questo anche in simbologia di un buon auspicio. In Russia si apre la porta di casa esattamente al 12° rintocco della mezzanotte per accogliere così il meglio del nuovo anno. Quindi ricordiamoci sempre questi 12 rintocchi. Inoltre, non sono solamente i numeri, il 12, eccetera, ma anche gli elementi.
uno degli elementi più importanti del 31 dicembre è sicuramente l'elemento del fuoco. È un grande protagonista del 31 dicembre. Quindi ci sono anche dei paesi che omaggiano le tradizioni. Ad esempio, in Messico si accende proprio il falò durante tutto il giorno, si getta tra le fiamme del falò degli oggetti di legno, anche utensili di cucina, dei mestoli, cucchiai di legno e anche delle pietre. Questo proprio per propiziare l'avvento del nuovo anno. In Inghilterra, invece, il Capodanno si festeggia con dei giochi di società. Non so se avete mai trascorso Capodanno in Inghilterra, ma è molto diffusa questa pratica, questa usanza. Io ricordo una volta, mi viene da ridere, perché la trovai come una cosa veramente curiosa. Allora, vi parlo veramente tanto tempo fa. Comunque, un Capodanno, l'ho trascorsi a Londra. Un po' prima della mezzanotte mi ricordo, confermatemela se è effettivamente così, io poi non ho mai cercato, non ho mai chiesto, ma un po' prima della mezzanotte io vedevo tanti ragazzi, signori, che andavano in giro con un grappolo di banane, cioè con le banane, non so se per le banane si dica grappolo, comunque avevano queste banane, cioè allora. Ricordo, mi viene da ridere perché ricordo che mi sembrava una cosa curiosa vedere tante persone, anche non so, ragazzini, diciottenni che erano in veste da serata, quindi vestiti bene, con queste banane in mano. Pensato, ma forse è una tradizione, non lo so, vi giuro, non ho mai poi approfondito, saziato questa curiosità più che approfondito. Però mi ricordo questa cosa curiosa, vedevo tutte le persone passare con le banane in mano e dico, ma cioè, dove stanno andando? Cosa fanno con queste banane? Però, boh, non so, una cosa proprio curiosa, veramente. Oddio, mi ricordo cioè, che feci un'espressione strana perché la prima volta non ci feci caso, la seconda volta un'altra persona con queste banane, poi vedevo pure anche i signori un po' più in là con gli anni con 5-6 banane in mano che camminavano a piedi verso la metro e dico, cioè, dove andate con tutte queste banane? Allora, le ipotesi sono due: o una tradizione che non so, o una tradizione, oppure ci fu una svendita nei paraggi, tipo il mercato nero delle banane in quel momento, e tutti quanti andarono a comprare queste banane perché se no, non mi spiego. Va bene. Ok, no, veramente se sapete il motivo chiedetelo, cioè informatevi perché è una cosa che mi chiedo, mi viene da ridere, cioè voi immaginate me che guardavo questa scena e iniziai a ridere, cioè. Ok, basta, un po' di contegno. Allora, cosa stavamo dicendo, che paese avevo menzionato? Nella leggenda, il Messico, sì, l'abbiamo detto, il Messico il falò. Allora abbiamo detto l'Inghilterra, ecco, stavamo parlando dell'Inghilterra, che in Inghilterra comunque sono molto, sì, giocano molto ai giochi di società, proprio nei pub si organizzano. Un po' da noi è anche arrivata questa usanza dei giochi di società. Cioè, vabbè, che dipende anche tanto dallo spirito del gioco, però alcuni sono molto particolari questi giochi in Inghilterra perché tipo tra i più diffusi vi è la sfida di pescare con le mani della frutta secca che viene immersa in un liquore che viene infiammato, quindi sono dei giochi di società a livello avanzato. Cioè non immaginatevi tipo il gioco dell'oca. Anzi, no, nemmeno quello dell'oca, tipo il Monopoli. Ma quindi
Come funziona questo gioco di società? Allora, bisogna pescare con le mani della frutta secca che viene immersa in questo liquore infiammato e bisogna poi saltare all'interno di un cerchio composto da 13 candele rosse senza farne spegnere nemmeno una. Quindi, insomma, un po' tipo giochi senza frontiere. Io rido perché nel frattempo mi sto immaginando tipo la scena. No, vabbè, è un po' sfidare il fuoco, sfidare la sorte. In Russia e in Olanda si scrive invece il desiderio su un foglio di carta. Ecco, questo lo possiamo fare anche noi quest'anno. Scriviamo un desiderio su un foglio di carta e poi lo incendiamo. Lo incendiamo senza fare danni. Mi viene da ridere perché io parlo, però scusate. Allora, adesso le ultime puntate possono essere anche meno rigorose. Ormai siamo diventati più confident, abbiamo passato. Passiamo insieme, per chi mi segue dall'inizio, sono più di 10 anni di radio. Ma per chi mi ha seguito dall'inizio dell'anno, abbiamo passato 12 mesi insieme. Per chi mi segue la prima volta, vedete, sentitevi anche le altre puntate dove c'è un po' più di serietà. Però adesso mi viene da ridere perché pensavo che una volta per fare una cosa simile, cioè vuol dire un foglio di carta, sì, scrivere il desiderio e poi bruciarlo, cioè mi sono bruciata una ciocca di capelli. E non so se vi è mai successo di accidentalmente, anche accendendo magari una sigaretta, di incendiarvi una parte di capelli, cioè quella puzza di bruciato e poi quel panico del non sapere esattamente che azione intraprendere nelle frazioni di secondi successive al fuoco, che nel frattempo, cioè il fuoco tipo fa una fiamma, i capelli si bruciano come niente. Però una volta mi è successa una ciocca. La cosa più terribile fu rimanere con questa puzza di bruciato per l'intera giornata e poi questi capelli che guardavano veramente bruciati. Vabbè, era una ciocchettina, per fortuna. Si spense il fuoco, cioè mi sono autopicchiata sulla testa. Comunque. No, la cosa divertente è che mi trovavo al parco. Quindi vabbè. Chiudiamo questa parentesi, però continuiamo con la narrazione. Quindi dicevamo che in Russia, anche in Olanda, si fa questa tradizione di scrivere su un foglio di carta un desiderio, poi bruciarlo, per poi immergerlo comunque in un bicchiere di champagne, e poi va bevuto entro il primo minuto del nuovo anno. Cioè, una cosa molto tipo stregoneria, proprio. Però esattamente sì, ci sono delle tradizioni, sì, diciamo delle tradizioni anche degli incantesimi. Non parliamo di magia. In Finlandia invece allo champagne preferiscono la birra. Una volta terminata la birra se ne brucia la lattina per poi interpretare il futuro sulla base della forma che l'alluminio bruciato poi assume. Questa cosa è abbastanza curiosa. Abbiamo parlato prima dell'intimo rosso di Capodanno, diciamo della tradizione cinese che insomma allontanerebbe un po' il diavolo. Invece io non sapevo che in Brasile il colore che porta buon auspicio è il bianco, quindi non il rosso ma il bianco. Ma lo sapevate che all'interno, allora, se avete deciso di indossare biancheria intima rossa, all'interno può essere posta una postilla. Posta una postilla da tenere con voi fino a quando non lasciate andare via questa biancheria. E la cosa fondamentale, però, non l'abbiamo detta prima, che l'intimo rosso deve essere regalato e non comprato e gettato subito il giorno seguente, capito? E quindi qui, sì, così. Così, così, così. Poi andiamo avanti. Adesso vi dico una tradizione mia, cioè del Sud Italia.
mia, nel senso che è molto diffusa qui nel territorio, ma penso un po' dappertutto. Lenticchie, anche il melograno, che è cibo che non può mancare al cenone di Capodanno. Ci siamo su questo. Penso che è una delle tradizioni culinarie che è più diffusa. Poi il 31 dicembre in Grecia, ad esempio, sempre rimanendo nell'ambito del cibo, si appende una cipolla sull'uscio di casa che è in segno di come dire, una rinascita per l'anno nuovo. E si rompe anche un melograno per terra, quindi si lascia cadere a terra. E il numero dei chicchi che si sparge indica la fortuna che viene riservata per il nuovo anno. Poi non è finita qui perché tutte queste tradizioni sono diffuse anche con determinate varianti un po' in giro in tutto il mondo. E in Perù e in Colombia, sempre per diciamo, tentare di sbirciare un po' il futuro, si posizionano tre patate, una con la buccia, una che è sbucciata a metà e un'altra che invece è completamente pelata, sotto il divano oppure sotto il letto di casa, per poi pescarne una così alla cieca, allo scaccare della mezzanotte. E se si pesca la patata con la buccia, si simboleggia un anno di abbondanza. Si simboleggia. Vabbè. La patata con la buccia simboleggia un anno di abbondanza, quella pelata un anno di ristrettezze, mentre quella, diciamo che è a metà, un anno intermedio, una via di mezzo. Nella Repubblica Ceca invece bisogna tagliare una mela in due parti e se al centro appare una croce, l'anno nuovo porterà problemi. Se invece il disegno che appare è quello di una stella, il nuovo anno sarà fortunato. Se non lo volete sapere, non fate niente di tutto questo, né quello con le patate né questo con la mela. Lasciate stare, nemmeno quello col melograno. Mangiatevi direttamente queste cose e non se ne parla più. In Svizzera, invece, porta fortuna è far cadere, questo è più semplice, far cadere del gelato sul pavimento. Molto molto più semplice. Scusatemi, lo so che è fastidioso. Ho un po' di fastidio anch'io. Allora, ci rilassiamo un altro pochino, così nel frattempo vado a bere un goccetto di acqua e la mia gola mi ringrazierà. Nel frattempo, soavi vibes musicali con questa musica. Thank you.
Eccoci di nuovo insieme, sempre su Radio Hermes, Ermengarda al microfono. Stavamo parlando di leggende. 31 dicembre, San Silvestro, un po' di giri per il mondo abbiamo fatto. Non siamo andati in Turchia. Cosa succede in Turchia per la notte di Capodanno? Allora, qui un'usanza. L'usanza più diffusa vuole che si aprano tutti i rubinetti di casa. Voi direte, oddio, tutta quest'acqua. Ebbene sì, perché l'acqua corrente è il simbolo di benedizione e buona fortuna per il nuovo anno. Allora, quando mi hanno raccontato questa leggenda, io sono rimasta veramente così. Ho detto, no, vabbè, dai. E invece, sì, è una pratica diffusa lì. Però ovviamente non è che si lasciano correre chissà quanto, è giusto un qualcosa di simbolico. In Argentina, invece, la sera del 31 dicembre, le persone sono solite strappare i vecchi documenti di carta per poi lanciare i brandelli fuori dalla finestra, come se fossero dei coriandoli. È un po' un'usanza che viene anche praticata qui da noi in Italia, perché si getta dalla finestra qualcosa di vecchio, di solito il piatto rotto, non so se... avete mai sentito di questa usanza? Se la conoscete o se la fate, ma gettare qualcosa di vecchio è un rito propiziatorio con cui ci si augura, no, di liberarsi di tutto ciò che è inutile, è ormai passato. In Danimarca invece la tradizione è un po' più rumorosa, infatti è uguale alla nostra, c'è cioè questa usanza di lanciare vecchi piatti e bicchieri contro la propria porta ed è proprio una vera antica credenza popolare con cui ci si augura di rompere metaforicamente i problemi del vecchio anno. Inoltre, se il 1 gennaio questi cocci saranno molti, si avrà più fortuna rispetto all'anno nuovo. Se invece ce ne sono un po' di meno, il contrario. Diciamo che invece i portoghesi su questo hanno delle varianti che sono un po' più soft, tipo trasformano una qualsiasi pentola o padella in un tamburo su cui battono sperando che il forte rumore possa poi allontanare le negatività del vecchio anno. Ed è una cosa anche che richiama un po' di tradizione antica, tipo tribale, no? Ricorda un po'. In Irlanda si usa bussare sui muri di casa con delle pagnotte e nel Cile e in Giappone si pulisce casa veramente fino in fondo per purificare gli ambienti ed eliminare le energie negative. Passiamo avanti e stavolta ci addentriamo in quelle che sono le leggende un po' più romantiche per tutti gli innamorati che sono all'ascolto. Alla mezzanotte, guai a chi non si bacia sotto il ramo di vischio. Ebbene, sì. Perché secondo un'antica leggenda celtica, c'era un piccolissimo troll che, molto vivace, si introduceva durante la notte nelle case a baciare tutte le donne addormentate, e in una delle sue visite baciò la moglie di un mago che lo imprigionò tra le bacche di un ramoscello di vischio che per ripicca appese davanti alla sua porta, invitando poi tutte le coppie del paese a baciarsi. Le leggende che sono legate poi al vischio sono tantissime. Io vi ho riportato questa celtica perché era quella un pochino più simpatica, ma so che ce ne sono veramente tante. Nel corso degli anni me le hanno raccontate e le ho anche lette in vari libri folcloristici. Ad esempio, per i druidi il vischio aveva un grande potere ed era considerata anche una pianta sacra, essendo una pianta senza radici perché si attacca al tronco degli alberi, di altri alberi, ed era considerata anche una manifestazione divina. Inoltre, poi le bacche si sviluppano in 9 mesi e si raggruppano a tre a tre, e tre lo sappiamo che è il numero sacro. Bene, io sono contenta di chiudere questa puntata, di aver chiuso, di star per chiudere in realtà questa puntata con la leggenda del vischio, perché ogni anno ve la ripeto. L'usanza del vischio, sì, perché in realtà è anche un periodo dell'anno in cui abbiamo un po' questo chakra del cuore che è leggermente più aperto. Di solito avvertiamo anche a livello globale un po' di vibes che sono sicuramente più a livello del cuore, di questa dimensione pura che è la dimensione del cuore. Però di questo ne parliamo in un'altra puntata. Per
Perché adesso è arrivato il momento dei saluti, vi ringrazio per avermi fatto compagnia, siete sempre dolcissimi e quindi vi do appuntamento per l'ultima puntata dell'anno, 30 dicembre 2022, Radio Hermes, Ermengarda. Un abbraccio grande grande e passate come sempre un buon weekend, ma anche un buon inizio settimana, anche un'intera settimana completamente. Un bacio e alla prossima!